È stata presentata questa mattina la seconda edizione di Avellino Oltre lo Sport, la manifestazione organizzata dall'Associazione Eutalia e dal Movimento Italiano Disabili, tesa a sensibilizzare l'Irpinia verso il mondo dei diversamente abili in occasione della giornata mondiale a loro dedicata. La manifestazione si terrà domenica 1 dicembre nella palestra del Liceo Colletta. Innanzitutto noi abbiamo voluto dare come Movimento Italiano Disabili una risposta concreta alla città per far vivere una giornata diversa e diversamente abili della città, che spesso sono messi all'angolo dalle istituzioni e da chi dovrebbe garantirgli un po' di inclusione sociale in questa città. E quindi ci sarà questa giornata dopo il successo dell'anno scorso e con varie esibizioni sportive, e il ricordo a Giacomo Del Mauro, che anche lui è uno sportivo. E ci saranno tante esibizioni da parte delle associazioni di categoria del settore. Avellino, nonostante l'impegno del movimento, non è ancora una città senza barriere. Avellino non è una città a misura per diversamente abili in tema di barriere architettoniche, in tema di servizi, che ce ne sono pochi, e in tema di mobilità urbana, perché abbiamo visto anche l'accesso vietato ai diversamente abili sui mezzi pubblici. Per cui Avellino, lo continuo a ripetere, non è una città a misura di diversamente abile. Molto spesso mancano le strutture per i cosiddetti abili, figuriamoci per i diversamente abili, per cui noi dobbiamo essere impegnati quotidianamente affinché le strutture siano accessibili a tutti, come già ci sono alcune importanti ad Avellino, tipo il campo scuola CONI, che è libero da ogni impedimento, ma quel che conta è dare una mano proprio per seguirli sul piano delle attività. Bisogna creare e sostenere delle figure specializzate in questo senso. Non si può sempre andare così, tra virgolette, alla carlona pure per fare le attività di diversamente abili. Presente anche ActionAid con Francesco Rodia, promotore di una raccolta fondi tesa ad aiutare Luigi, ragazzo di contrada, affetto da coartazione aortica grave.